arriva ad Avigliano lo sportello unico digitale del cittadino. Il decreto semplificazioni mira a rendere più accessibili i rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione, semplificando l'accesso e la partecipazione ai procedimenti amministrativi. Per questo, il Comune di Avigliano ha avviato un importante cambiamento ed efficientamento, informatizzando circa 600 procedimenti. Dall'8 luglio 2021, in via sperimentale, e dal 30 luglio in via definitiva, lo sportello unico digitale del cittadino diventerà l'unico punto di accesso per tutti i servizi della pubblica amministrazione. Sarà possibile accedere a informazioni, presentare domande e istanze, ricevere atti e documenti, pagare tributi e tasse direttamente online dal sito istituzionale del Comune di Avigliano, grazie all'integrazione con SPID, Pago PA e l'app Io. I vari moduli si potranno compilare via web, firmare con firma digitale, integrare con gli allegati richiesti e inviare direttamente agli uffici competenti. Si accederà utilizzando il sistema pubblico di identità digitale, il cosiddetto SPID, la carta di identità elettronica oppure la carta dei servizi regionale o nazionale. Utilizzando l'app Io e tramite SMS sarà possibile ricevere direttamente sul proprio smartphone avvisi di pagamento, notizie e informazioni importanti dal Comune. Ma i cittadini che vorranno presentare istanze in modalità cartacea potranno comunque farlo e i moduli verranno direttamente digitalizzati e firmati mediante firma grafometrica. Lo sportello si interfaccerà con la piattaforma Atena, basata su intelligenza artificiale, che diventerà uno strumento fondamentale per lo smart working del personale comunale, per la ricerca avanzata dei contenuti, per la classificazione e la gestione dei documenti, per l'accesso e la verifica di conformità degli atti con le normative sulla protezione dei dati personali e sulla trasparenza. Presto anche la protocollazione sarà automatica per qualsiasi comunicazione che transiterà dal protocollo informatico. Con lo sportello unico digitale del cittadino, l'amministrazione diventa più accessibile, trasparente e digitale.